Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti alla 15ª edizione del Salone della Giustizia. Sono passati 15 anni e 15 anni credo siano una tappa importante per qualsiasi manifestazione. E parlo ovviamente di tappa perché non vogliamo che questo sia un traguardo, perché speriamo di poter continuare il nostro lavoro anche per gli anni a venire. Una nuova forma di comunicazione istituzionale. Così l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano definì il Salone della Giustizia in un messaggio inviato in occasione della prima edizione nel dicembre del 2009. Un concetto questo ampliato nel 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha descritto il Salone della Giustizia come una coinvolgente forma di comunicazione che consente alle istituzioni di rappresentare direttamente ai cittadini il sistema giustizia con le sue criticità e ritardi e dibattendo proposte volte a superarli. Queste significative considerazioni hanno orientato la scelta dei temi e gli argomenti da trattare in questi anni, tenendo sempre conto della massima trasversalità e dell'equilibrio politico e istituzionale, offrendo a tutti una visione del sistema giustizia che fosse comprensibile. Da 4 anni è sicuramente stata vincente l'idea di portare il Salone della Giustizia in questo grande studio televisivo e di allargare così in maniera esponenziale chi continua a seguirci. Grazie soprattutto alla presenza delle postazioni in diretta di Rai News 24, grazie Rai News 24, di Sky TG 24, di Telecom 24 e del nostro streaming sulle home page delle principali agenzie di stampa e ovviamente sul nostro sito salonegiustizia.it e sulla nostra testata giornalistica ius101.it. Possiamo certamente dire di aver conquistato una finestra sul mondo dell'informazione nazionale. Inoltre il Salone, anche quest'anno in partnership con la Commissione europea, attraverso la sua rappresentanza nel nostro Paese, può essere seguito in diretta in tutta Italia sulla piattaforma Sky, sul canale 800, leggo esattamente perché non vorrei sbagliarmi, 823 e sul 55 sul canale di TV Sat, che in cui ci si può seguire in tutta Europa. Saranno giorni come sempre intensi dove affronteremo argomenti di attualità come le riforme, sia quella della giustizia che quella costituzionale, del dialogo essenziale tra le corti di giustizia europea, dei reati ambientali, dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza, argomento attualissimo, della giustizia sociale e del lavoro, della stabilità politica in relazione ad un buon sviluppo economico e naturalmente anche noi commenteremo l'elezione del 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Infatti invito tutti a seguirci intorno alle 14.45 perché avremo un collegamento in diretta con Washington, per loro saranno le 8.45 e scopriremo come si è svegliata l'America. Adesso io interrompo la presentazione perché mi reco all'esterno per accogliere il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Grazie.